Benvenuti su Canale Amici, io sono Denis e oggi volevo parlarvi di qualcosa di un pochino particolare. Per farlo mi spoglio un attimo. Non iniziate a sentire nelle vostre orecchie la canzoncina di 9 settimane e mezzo perché non è il caso. Mi fermo qui, solo con la cintura, perché quello di cui voglio parlarvi è appunto una cintura, la Wazoo Cash Belt. Wazoo è una società statunitense che da diverso tempo ha iniziato a proporre sul mercato degli equipaggiamenti un po' particolari, degli equipaggiamenti che possiamo, attraverso gli strumenti che mettono a disposizione, portare sempre con noi affinché ci aiutino a superare quelli che possono essere gli inconvenienti, se non addirittura le emergenze. Questa cintura la possiamo intendere anche molto semplicemente come una cintura porta tutto, una cintura porta soldi. Chi va all'estero a volte è abituato ad avere delle cinture in tessuto molto sottili che si mettono al di sotto dell'abbigliamento in cui riporre il passaporto, i soldi, in modo che se si viene scippati e ci portano via la borsa, ci portano via il portafoglio, in realtà le cose più importanti rimangono sempre addosso a noi. E questa cintura, attraverso una tasca di generose dimensioni che troviamo lungo la sua lunghezza, ci permette di tenere all'interno diverse cose. La apriamo con un robusto velcro che ci svela uno scompartimento nascosto di generose dimensioni. Guardate, sulla lunghezza della cintura la tasca prende una buona parte di essa. Ad essere precisi, nella misura small la cintura avrà una lunghezza totale di 96 cm per 58 di tasca in cui riporre il materiale. Per la cintura M, che è quella che indossavo io, che ha una lunghezza massima di 116 cm, abbiamo una tasca accessibile e disponibile per ben 68 cm. Per chi vuole farsi un'idea della taglia, tenga presente che io sono alto 1,82 m circa, peso variabilmente, mediamente intorno agli 80 kg, ho un girovita di circa 100 cm e con la media mi trovo benissimo. Mi avanza una spanna che fuoriesce dalla fibbia. Sulla misura large, 137 cm di cintura totale per 88 di spazio disponibile in questi materiali. Addirittura un extra large con 162 cm complessivi e 111 in cui riporre il materiale. Questo per avere dei numeri. Allora, iniziamo a tirare fuori il materiale che tengo io all'interno di questa cintura, così ve la mostro nel dettaglio. Tanto fate caso a quante cosine posso togliere. E non ho ancora finito. La fibbia metallica permette di riporre dietro di essa degli piccoli oggetti. Questo in realtà è uno spazio non previsto, che però ho trovato utile sfruttare in questa maniera. Come dicevamo, cintura
in tessuto, in tessuto molto molto robusto. E qua ad esempio, dove dalla parte opposta alla fibbia, non è semplicemente il tessuto che è stato scaldato e fuso e potrebbe riaprirsi, potrebbe sfilacciarsi, no, assolutamente, questo tessuto è stato rigirato, una striscia di tessuto, questo qui è il suo capo rigirato, cucita lungo il bordo inferiore, cucita sul bordo superiore, ad eccezione di tutta la lunga parte in cui è possibile inserire il materiale. Ai due capi di questa lunga tasca troviamo due robusti anelli a cui possiamo attaccare dei moschettoni. Questi anelli possono essere tenuti all'esterno, possono essere tenuti all'interno, come ci è più comodo. La fibbia è in materiale metallico. Vedete, qua dietro ci sono due bande elastiche che permettono di tenere il materiale al di sotto di essa. Senti come si blocca con un click che fa capire che è strutturata bene e robusta. Qua dietro abbiamo la chiusura che morde coi denti in maniera generosa il tessuto e non scappa. Teoricamente ho sbagliato foro un secondo, ok. Teoricamente lo spazio disponibile, come diciamo, è questo. Esaminando la cintura mi ero accorto che però dalla parte della fibbia fino al punto in cui inizia la tasca vi era questo tubolare, ci entra sì a malapena un dito, e mi sono detto, ma perché non sfruttarlo per infilarci qualcosa almeno fino al punto in cui andiamo a inserire la fibbia. Il prodotto fatto estremamente bene, ben rifinito, è di produzione statunitense, non si tratta di un qualcosa di importazione di bassa qualità, ma trasmette immediatamente una sensazione di materiale robusto, ben fatto e ben rifinito. All'interno di essa possiamo mettere quello che vogliamo. Siamo una persona che viaggia molto per lavoro e possiamo appunto quindi riporci una fotocopia del nostro passaporto, perché il passaporto sicuramente non c'entra. La cintura in totale è larga 4 cm, alta 4 cm, quindi se togliete un paio di millimetri di cucitura sia sotto che poi sopra per far chiudere bene il velcro, ci rendiamo conto che lo spazio disponibile è di circa 3,5 cm. Come diciamo, possiamo utilizzarla se facciamo turismo, se ci muoviamo in luoghi magari un po' a rischio, per portare al sicuro i nostri documenti, non dico la carta di credito perché sicuramente non ci sarebbe, però documenti e contanti ci trovano tranquillamente posto, e poi girare quel portafoglio con solo qualche banconota, giusto per quelle che sono le immediate necessità. Se poi abbiamo bisogno di altro, nel momento in cui entriamo in un locale, andiamo alla toilette, da qualunque altra parte, un po' in maniera riservata, possiamo prendere poi quell'altro, quello che ci serve. Però Wazoo, la diciamo che ci vede lungo, e dedica questa cintura non solo a chi viaggia solo a chi viaggia, ma anche a chi vuol sempre essere preparato per affrontare gli inconvenienti, sia lui sia la persona che vuole sentirsi preparato, un escursionista piuttosto che un cacciatore, piuttosto che una persona che pratica una qualsiasi altra delle discipline dell'outdoor. E allora cosa fa Wazoo? Ci mette a disposizione degli equipaggiamenti, sia in forma singola, dal coltellino alla bussola allo specchietto, sia in forma di kit. Questa è la scatola con cui ci arriva la cintura. Cintura che troviamo raccolta da una Ranger Band, quindi
una striscia di gomma tipo camera d'aria utilizzabile come fire extender, e con un piccolo moschettone sempre brandizzato Wazzu attaccato a uno degli anellini di tessuto. Oltre a questo, Wazzu mette a disposizione due kit preconfezionati e abbiamo l'Essential Kit composto da circa 15 pezzi e l'Adventure Kit composto da circa 23 pezzi. I vari dispositivi, i vari pezzi, i vari tool che sono inseriti all'interno di questi kit sono pensati come dimensioni per essere inseriti all'interno della cintura o all'interno del cache cap, quindi il cappello avente funzione di cache, che, come poi vedremo in un altro video, dispone tutto di tasche e fessurazioni dove mettere il materiale. Quello che portavo all'interno della mia cintura era l'Essential Kit, dove troviamo un rotolo piatto di duct tape, di nastro americano, due fascette cablacavi di colore arancione, diversi metri di corda molto simile alla Bankline, al cavo catramato, lenza che tiene 50 libbre, quindi è già una signora lenza. Questo pacchettino abbiamo ami, piombi, spille da paglia e un ago magnetizzato. Abbiamo quindi un sacchetto della capienza di un litro che resiste a circa 200 gradi di temperatura, tenuto insieme da due Ranger Band, e con attaccate anche due pastiglie per purificare l'acqua. Abbiamo inoltre due esche per il fuoco che non sono, non arriva dentro questo sacchettino, ma io le ho messe per evitare che si rovinassero o che potessero sporcare la cintura. Mini fischietto capace di provocare un suono con un livello acustico di 100 decibel ed un ferro cerio con uno striker in ceramica. Oltre a questo materiale ho voluto inserire degli altri prodotti, sempre della linea della Wazzu, e abbiamo lo specchietto della segnalazione, una bussola a bottone, una lama ceramica. La Wazzu dice fate attenzione perché è estremamente tagliente, ed una piccola torcia. Come dobbiamo intendere questo materiale? Non è che se abbiamo questo materiale addosso siamo in una botte de ferro e qualunque cosa capiti la scapottiamo, perché se non abbiamo comunque le capacità, questo materiale non sarà sufficiente a permetterci di passare l'emergenza. E da notare anche che determinati equipaggiamenti di quelle che sono le necessità base della sopravvivenza, come appunto crearsi il riparo per isolarsi, per mantenere la temperatura sia calda in caso di caldo che in caso di freddo, ad esempio, mancano, e queste sono comunque necessità importanti. Quindi questo va interpretato come un kit che noi portiamo addosso e di cui ci dimentichiamo. A mio avviso il bello di queste soluzioni è che è qualcosa che ti metti addosso nella vita di tutti i giorni, ti dimentichi di averlo, non ci fai caso fino a quando non ne avrai necessità. Ma vediamo un attimo come andarlo a sistemare all'interno della cintura. Come vi avevo detto, io avevo notato il fatto che qui c'era la fibbia inserita, in realtà molto più su, e
e c'era questo spazio vuoto e ho detto, guarda, andiamo a vedere se effettivamente non sia un tubolare in cui sia possibile inserire qualcosa. Quindi ho preso la mia, il mio nastro americano, che faceva parte dell'Essential Kit, gli ho inserito dentro un cordino in modo che possa essere facilmente estratto e sono andato ad inserirlo e a spingerlo in questo cavo. Adesso mordo la gatta, le mordo un orecchio, lo spingo abbastanza in giù fino a dove va, dove troverà la cucitura, in modo che non interferisca con la chiusura della, con l'attacco della fibbia. Oltre a questo ci vado a mettere una bussolina, la bussolina che uscirà nel momento in cui tirerò la linea di tessuto, tirerò fuori anche lo scotch. Questa in realtà non è una delle delle zone di carico che sono previste, ma io l'ho trovata interessante da sfruttare, anche perché comunque non risulta particolarmente appariscente. Vedete, attacchiamo la nostra fibbia, qua c'è la bussolina e poi il nastro, diciamo, ho sfruttato lo spazio disponibile. Poi con il moschettone che è in dotazione sulla cintura vado ad attaccare queste due componenti secondo me importanti e le vado ad attaccare all'anello di tessuto in modo da essere sicuro che non possano andare perse. Le posiziono all'interno, vicino ci vado a mettere il fischietto ed il ferro acerio. Come potete vedere, il tutto trova spazio all'interno della cintura, che poi provvediamo a chiudere nella sua parte e tiene il materiale all'interno grazie al robusto velcro. Poi proseguendo andiamo ad inserire dalla parte opposta, in modo che rimanga sul fianco, la busta di nylon con le pastiglie per depurare l'acqua, potabilizzare l'acqua, e le fascette cablacavi. A fianco gli mettiamo anche la lenza e il materiale per la pesca. E lo chiudiamo. Ci restano le esche per il fuoco, che rimettiamo dalla parte degli utensili inseriti per prima. E sulla parte centrale, sulla schiena, vado a inserire il cordame. Rimane fuori lo specchietto, che trova il suo posto nella parte posteriore della fibbia. Con tutto questo materiale inserito all'interno, io avevo solo un dubbio. Allora, sto camminando con la cintura della Wazoo, la Wazoo Cash Belt, la cintura al cui interno è possibile inserire il materiale. In questo caso io ho inserito all'interno di essa l'Essential Kit della Wazoo,
più altri strumenti sempre prodotti dalla casa. Ero un po' scettico in un utilizzo, diciamo, escursionistico, temendo che portandola in corrispondenza dello zaino, dove appoggia lo zaino o la cintura ventrale, potesse dare fastidio. Nei giorni scorsi l'ho provata con lo zaino Alice, che ha l'appoggio per la schiena, ma come cintura ventrale non è che faccia una grande pressione, e non aveva dato problemi. Oggi sono con lo zaino Ilbe Marpat del Corpo dei Marines, che invece ha una bella cintura avvolgente. Sulla schiena ho 17 kg, proprio in corrispondenza qua del fianco ho gli strumenti più duri, il fischietto, il mini lama ceramica, il ferro rod, e sulla schiena invece ho la parte di cordame, e sulla destra le pastiglie per il sistema di purificazione dell'acqua, e le esche per il fuoco e altro materiale. E devo dire che, anche appunto avendo stretto bene la cintura ventrale sui miei fianchi, la Wazoo Cash Belt, non piena di materiale, non dà nessun fastidio e non interferisce minimamente con lo zaino. Era un dubbio che avevo e volevo appunto fare una verifica, perché un conto è dire che vada bene per l'everyday carry, portarla sempre come EDC addosso a noi, e un conto è dire ok, possiamo anche usarla per fare attività outdoor, camminare con lo zaino, poi magari metti lo zaino sulla schiena e ti dà fastidio il suo contenuto, viene compresso contro magari le vertebre o i lombi. Questo non succede, si comporta veramente bene e non interferisce minimamente. Avevo pensato male, perché obiettivamente ho camminato bene, e poi sicuramente sta nel scegliere la posizione giusta per i vari materiali, perché probabilmente se prendo il fischietto, che è duro, di metallo, e lo metto sulla schiena, è possibile che sicuramente una maggior pressione, un maggior fastidio me le faccia sentire. Però la lunghezza della cintura è tale per cui ci permette di distribuirla al meglio. Io ho messo il nastro americano qua davanti, ma alla stessa maniera avrei potuto mettere il nastro americano sulla parte posteriore o sui fianchi, che rimane piatto e poco fastidioso, ed utilizzare e inserire la piccola lama, il fischietto, oppure il fischietto e il ferrocerio nella parte qua anteriore. Vedete che la cintura è ben chiusa, essendo anche chiusa dalla parte superiore, la chiusura sulla parte posteriore, se qualcosa risultasse un pochino più alto e il velcro non appiccica tutto, basta che comunque appiccichi la parte più esterna e rimane chiusa bene. Indubbiamente, se guardiamo la cintura da sé, si capisce che dentro c'è qualcosa, ma se la pensiamo indossata da una persona, e non credo che sia il primo punto in cui l'occhio cade, in particolare se si porta la camicia fuori dai pantaloni, se sopra si porta la felpa, quindi la cintura di per sé rimane abbastanza nascosta. E secondo me è, a mio avviso, un qualcosa che è interessante ricordare che esiste anche quando si svolgono attività di pulizia. Tutti coloro che lavorano sul territorio, che svolgono servizi di pattuglia e primo intervento, sarà capitato di dover mettere delle persone sospette in auto per l'accompagnamento presso il comando, presso il commissariato, la questura. E una delle cose più importanti è sempre fare un controllo di sicurezza su cosa questa persona ha con sé, per evitare più brutte sorprese. E quindi bene sapere che strumenti di questo tipo esistono e farci caso. Vero che quando una persona viene messa in camera di sicurezza
le scarpe, la cintura gli vengono tolti per evitare dei gesti anticonservativi, ma è bene anche pensare al prima della camera di sicurezza, tra quando la carichiamo in macchina, quando la teniamo nelle stanze del comando e commissariato per redare i verbali e tutto quanto, pensare che all'interno di device come questi, sia commerciali sia autocostruiti, potrebbe esserci qualcosa. Uno strumento come questo non deve essere però considerato come quello che risolve tutti i problemi, né lo strumento in sé né il suo contenuto, ma va semplicemente considerato una cassetta degli attrezzi assai poco visibile, che abbiamo sempre con noi e di cui magari ci dimentichiamo pure nella quotidianità, nel quotidiano gesto di metterci pantaloni ed allacciarci la cintura, ma che in realtà ci consente poi di avere con noi, quanto nel momento dell'inconveniente o dell'emergenza, unitamente alle nostre capacità, ci può consentire di risolvere o mitigare una situazione. Wazoo produce due kit, l'Adventure Kit e l'Essential Kit, più altri kit, diciamo, minori, e tutti i materiali che troviamo all'interno di essi sono anche in gran parte disponibili singolarmente. Quindi con Cessna Outdoor ho deciso di provare a portarli in Italia. Fatto caso, ma non mi sembra che al momento, con alcune ricerche sul web, compaiano degli store italiani in cui questi sono disponibili, perché secondo me sono dei prodotti interessanti che devono fare il paio con capacità ed esperienza, ma possono essere dei prodotti interessanti. Le problematiche di importazione vengono ad avere dei costi non bassi, direi una menzogna se dicessi che risultano economici, e infatti io ho preso un numero limitato di questi equipaggiamenti giusto per testare il panorama italiano. Se vi interessa sapere di più su quelle che sono le varie componenti, pensavo domenica alle 21 di fare una live dedicata proprio a Wazoo Gear, quindi agli equipaggiamenti di Wazoo, per vederli insieme uno ad uno. Se vi interessa, segnatelo sul calendario, questa domenica ore 21 un appuntamento con la live di Alt Trekking and Survival per vedere gli equipaggiamenti che nei prossimi giorni saranno in vendita su cecinaoutdoor.com. In futuro verrà anche la prova di materiali direttamente sul campo, perché non basta metterli su uno store, ma mi piace l'idea anche poi di poterli testare, e quindi li vedremo utilizzati nei prossimi video direttamente sul campo. Se questa presentazione, non diciamo recensione perché alla fine lo sto usando da circa una decina di giorni, se questo unboxing, questa presentazione vi è piaciuta, avete trovato interessante, mettete like e condividetela. Se volete rimanere aggiornati sulle prossime pubblicazioni, iscrivetevi al canale, fate clic sulla campanella per ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Alla prossima!